poi darò il benvenuto al Vescovo Ivo e seguirà la Santa Messa. Dei tre popoli, i sloveni,
gli austriaci della Carinzia e la diocesi di Udine, perché Tarvisio è il punto d'incontro dei tre popoli d'Europa, cioè il germanico, lo slavo e il latino. Porto i saluti del nostro arcivescovo emerito, Monsignor Pietro Brollo, che oggi doveva essere qui presente e desiderava ardentemente essere presente. Lei sa che ha qualche problema di salute, ieri sera mi ha detto non mi sento di andare là e magari far qualche brutta figura. Non sta tanto bene in questo momento, però insomma non sono cose gravi. Le porgo ancora il benvenuto delle nostre autorità, di tanti timavesi che sono emigrati, ma in questo periodo di ferie ritornano. Io li ho pregati di restare almeno fino a oggi per rendere onore a lei. Sì, è vero, ci sentiamo tutti onorati per la sua visita oggi. Quando ci è giunta la notizia della sua nomina episcopale, le nostre campane hanno suonato a lungo a festa, e ora finalmente lei è qui con noi. Abbiamo scelto questa data perché lei potesse incontrare il numero maggiore possibile di timavesi, soprattutto quelli che come suo papà sono stati costretti ad emigrare. Oggi di timavesi ne abbiamo in Austria, in Svizzera, Francia, Argentina, Brasile, in varie parti d'Italia. L'emigrazione ha letteralmente dissanguato il nostro paese, che nella seconda metà del secolo scorso è passato dai 1400 abitanti ai 400 attuali e per la buona parte pensionati. Quando la nostra gente ha deciso di costruire questa grandiosa chiesa in onore di Cristo Re, il paese era estremamente povero. Siamo subito dopo la fine della guerra, ma molto vivo e ricco di forze giovani. Tutti indistintamente hanno prestato le loro braccia per quest'opera, anche i suoi familiari, eccellenza. Alla fine della giornata di lavoro il parroco di allora consegnava ai volontari un sacchettino di farina o di riso che sua volta riceveva dalla Pontificia Opera di Assistenza. Oggi stiamo ancora lottando, talvolta anche scoraggiandoci, per mantenere vivo ancora il nostro paese, per mantenere viva la sua particolare identità culturale e linguistica, la nostra cara fede cattolica che fa parte della nostra storia e che ogni buon timavese si porta dentro come parte di sé. Non mancano, come è già stato detto, le associazioni e le iniziative anche oggi. Eccellenza, noi la consideriamo parte della nostra comunità. Mi piace ricordare anche gli altri timavesi che hanno scelto la vita religiosa e che, guarda caso, nati a Timau, sono emigrati in giovane età con la famiglia. Don Giulio Mentil, classe 1916, rimasto orfano della guerra, la mamma lo portò con sé ad Ovaro. Don Alfiero Mentil, emigrato con la famiglia dopo aver frequentato qui le elementari, molto conosciuto nella diocesi di Genova, è morto 2 anni fa. Ottavina Matiz, o meglio Madre Maria Pia, badessa del monastero di Santa Scolastica a Civitella San Paolo.
Voi vescovi andate spesso a Roma, lei potrà fare un saltino a trovare questa sua compaesana. Lei, eccellenza, è il più giovane vescovo d'Italia e guida anche la diocesi più estesa, grande come tutta la nostra regione, che di diocesi ne ha 4. In questi ultimi quasi 2 anni Timau ha visto arrivare tanti pullman dalla sua diocesi, tutte persone che volevano conoscere la storia e le origini del loro vescovo. Questa è solo la prima visita che lei fa al nostro paese, ma sicuramente non sarà l'ultima. Noi l'attenderemo sempre. Questa eccellenza, questo è anche il suo paese. Ogni volta che ci ritornerà sarà per noi un grande onore. E mi permetta di aggiungere che qui a pochi chilometri c'è una cattedrale, la cattedrale di San Pietro di Iulium Carnicum, dove fino all'VIII secolo risiedeva un vescovo che aveva giurisdizione su tutta la parte, la montagna del Friuli e del Cadore, fino al Monte Pelmo. Ogni anno tutte le parrocchie della nostra regione si incontrano là, portano la loro croce lassù il giorno dell'Ascensione, e lassù avviene il bacio delle croci, le croci che vanno ad abbracciare la croce della Chiesa Madre. Io la invito già oggi, se o il prossimo anno o fra qualche anno lei potrà presiedere a questa celebrazione. Lei ne ha tutto il diritto. Qui, eccellenza, vivono i suoi parenti. Ne ha già incontrati tanti, ha già stretto la mano a tanti di loro. Nel cimitero riposano i suoi nonni. I motivi per tenere un forte legame con noi ci sono, e sono tanti. E mi permetta ancora una volta di dirle con il cuore pieno di gioia: benvenuto, eccellenza, in mezzo alla sua gente. Guaton Heman Parunzara Light von Tischelpo.
pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimo Don Tarcisio, caro Sindaco, carissime autorità, cari timavesi, liebe Tischelbonga, con una grande emozione, con una grandissima gioia nel cuore e con gratitudine, celebro adesso con voi la Domenica, giorno del Signore, giorno della risurrezione, giorno dell'Eucaristia, giorno della comunità cristiana. Ci mettiamo davanti al Signore crocifisso, a questo Gesù imponente, che del resto viene dalla nostra diocesi, dalla Val Gardena, la valle nativa di Don Eugen, che oggi mi accompagna. Mettiamo Cristo al centro di questo nostro incontro e invochiamo adesso la sua presenza nella sua parola e nell'umile banchetto della sua Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
creato beni invisibili per coloro che ti amano. Infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole, poiché quest'uomo non cerca il benessere del popolo ma il male. Il re Sedecia rispose: ecco, egli è nelle vostre mani. Il re infatti non ha poteri contro di voi. Essi allora presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, figlio del re, la quale si trovava nell'atrio della prigione. Calarono Geremia con corde. Nella cisterna non c'era acqua ma fango, e così Geremia affondò nel fango. Ebed-Melech uscì dalla reggia e disse al re: o re mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché non c'è più pane nella città. Allora il re diede quest'ordine a Ebed-Melech, l'etiope: prendi con te 3 uomini di qui e tira su il profeta Geremia della cisterna prima che muoia. Parola di Dio. Signore, vieni presto in mio aiuto. Signore, vieni presto in mio aiuto. Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido. Signore, vieni presto in mio aiuto. Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude. Ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Signore, vieni presto in mio aiuto. Ma io sono povero e bisognoso, di me ha cura il Signore. Tu sei mio aiuto e mio liberatore, mio Dio, non tardare. Signore, vieni presto in mio aiuto. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Parola di Dio.
quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma di visione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Cari bambini e cari giovani, cara comunità di Tishlgong, cari timavesi, caro signor parroco, cari parenti, fratelli e sorelle in festa. Probabilmente nessuno di noi avrebbe scelto per questo nostro incontro di gioia e di festa questo Vangelo appena proclamato. Non l'abbiamo scelto noi, ma ci viene proposto dalla liturgia di questa domenica e noi adesso siamo invitati di metterci sotto questa parola e di ascoltarla come parola di Dio per noi. Sono parole che scuotano, parole scomode, parole che ci sorprendono, parole che non ci mettono subito in un clima di festa, di ferie o di relax. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. E poi seguono delle parole che ci mettono davvero in crisi. Padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. E tutto questo dalla bocca di Gesù. Con queste parole così scomode e taglienti, Gesù vuole attirare la nostra attenzione, l'attenzione del nostro cuore e l'attenzione del nostro intelletto, all'importanza della decisione per Lui e per il suo stile di vita. Gesù non ha bisogno di tifosi, ma di seguaci. Gesù non va in cerca del nostro applauso, ma cerca uomini e donne che si lasciano interpellare dalla sua persona, dal suo cammino, dai suoi valori, dal suo Vangelo, dalla sua croce.
ha bisogno di uomini e di donne pronti a dare una risposta personale alla sua chiamata. La decisione per lui avrà sempre delle conseguenze, e se il nostro rapporto con Gesù non porta a delle conseguenze, non ci siamo ancora decisi. Gesù, con le parole così scomode del Vangelo di oggi, ci pone delle domande concrete. Io chi sono per te? Ti lasci provocare dalla mia persona? Come sono presente nella tua vita concreta? Il tuo modo di vivere ha a che fare con i miei comandamenti? Il mio Vangelo si rispecchia nelle tue decisioni quotidiane e nelle tue relazioni interpersonali? Quanto ti è importante la tua fede? Cosa ti può costare la tua fede? Dai testimonianza della tua fede nella tua famiglia, sul posto di lavoro, tra i tuoi amici, in paese e anche nelle tue scelte sociali e politiche. Carissimo Don Tarcisio, cara comunità di Tichelbon, oggi mi avete invitato a far festa con voi e sono partito stamattina da Bolzano pieno di gioia e pieno di riconoscenza per recarmi in questo paese che ha visto nascere e crescere mio papà. Una parte delle mie origini umane le ho qui a Tichelbon. Mi avete invitato perché sono diventato vescovo di quella terra nella quale mio papà si è trasferito in cerca di lavoro. Oggi sono tra di voi per ricordare una parte delle mie fonti umane e soprattutto per implorare la benedizione del Signore su tutti voi, sulle vostre case e famiglie, sui bambini e sui giovani, ai quali è affidato il futuro di questo vostro paese, sulla comunità parrocchiale e anche sulla comunità civile di Tichelbon. Possiamo chiederci in questo incontro di gioia e di festa, anche alla luce del Vangelo ascoltato oggi, e a che cosa serve un vescovo? Qual è il suo compito e la sua missione? Deve essere un testimone sacramentale. Un testimone personale per quel Gesù che ha portato un fuoco sulla terra, che non smette a chiamare e a interpellare, che chiede accoglienza tra di noi e che ha bisogno di uomini concreti che portino avanti ciò che Egli ha portato e donato. Il vescovo non trova la giustificazione e il senso in se stesso. Sta per un altro. Deve indicare un altro. Deve portare un altro. Non è fine in se stesso, ma deve mettere in risalto il Signore presente nella sua parola salvifica e sempre attuale e nei suoi sacramenti che ci comunicano la vita. Questo stare
e operare per un altro, per colui che ci precede e ci supera. Vale anche per il servizio di ogni sacerdote, ma anche per il ministero apostolico del Papa e per la presenza di tutta la Chiesa nel mondo. Come mio motto episcopale ho scelto la grande professione di fede dell'Apostolo Pietro. Tu es Christus, tu sei il Cristo. Il centro della nostra fede non è un'idea, un concetto filosofico o etico, un libro, un saggio, un comandamento o un divieto. Il centro della comunità cristiana è una persona, Gesù il Cristo, colui che vive anche oggi, che ha a che fare con la nostra vita, con le nostre origini, con la nostra storia, con la nostra speranza e con il nostro futuro. Cari timavesi, e per certi versi cari compaesani, mettiamolo al centro anche di questo nostro incontro, per il quale vi sono molto grato. Auguro a tutti noi che possiamo scoprire l'importanza, ma anche il fascino, la bellezza, il conforto, la speranza di una decisione per Lui, che poi si traduca nella quotidianità di tutte le nostre decisioni, compiti e relazioni. È importante per tutti noi conoscere, accettare, valorizzare e vivere le nostre origini umane. E oggi mi date la possibilità di ravvivare queste origini che in parte ho qui a Timavo. Ma è ancora più importante per tutti noi ravvivare la nostra decisione per una fede convinta e gioiosa in Gesù il Cristo, che con il suo fuoco è capace di donarci delle radici che reggono. Nella vita e, come speriamo, anche nella morte. Questo nostro incontro avviene ancora nel clima del Ferragosto, che porta tanti timavesi che si sono trasferiti altrove e anche all'estero nella loro terra di origine. Timau, lo sapete meglio di me, è un paese di tanti emigrati. Come mio papà, tanti altri compaesani hanno lasciato il loro paese. Dovevano lasciare il loro paese in cerca di lavoro. Per certi versi anch'io sono figlio di un emigrato e non lo voglio mai dimenticare. Il giorno di Ferragosto abbiamo celebrato la festa più solenne della Madonna, la sua Assunzione in cielo. Maria ci mostra il grande traguardo della nostra vita, la patria definitiva, la meta per la quale siamo creati e voluti. Per sua intercessione il Signore
benedica tutti i timavesi, in paese e altrove, stabili e emigrati, giovani e anziani, gli ammalati, i vivi e tutti i nostri antenati che sono passati all'altra riva della vita. E sono convintissimo che oggi i nostri morti sono in festa con noi. I nonni, i genitori, gli zii vivono e sono in festa con noi. Vedo mio papà oggi davvero contento. Vi auguro che possiate essere fieri della vostra tradizione, della vostra cultura, della vostra lingua, del Tischlbongarisch. E vi auguro di trasmettere questa cultura ereditata dagli antenati, con convinzione e anche con impegno, alle future generazioni. Ne vale la pena. È un patrimonio da stimare, da valorizzare, da coltivare e da vivere. Fa parte della vostra identità e del vostro futuro. Fa parte del Friuli, fa parte di questa vostra terra. Grazie per questo nostro incontro. Affido me il mio servizio episcopale e la mia diocesi di Bolzano-Bressanone alla vostra preghiera. Rimaniamo uniti, non soltanto come parenti o compaesani, ma radicati nella fede che ci unisce e che non conosce limiti di cultura, lingua, nazionalità e tradizioni umane. Maria Santissima, assunta in cielo, Santa Geltrude, patrona di Tischlbong, pregate per tutti noi. Vergelt's Gott, und der Herrgott halte seine schützende Hand über euer Dorf. Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.
e dello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione di nuovo e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, invochiamo con fiducia la luce e la forza dello Spirito Santo, perché il fuoco dell'amore di Dio riscaldi i nostri cuori, conforti la nostra fede e sostenga i nostri passi sulle strade di questo mondo. Con le labbra e con il cuore diciamo insieme: donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Perché siano molti gli uomini e le donne che accolgono con generoso coraggio la chiamata del Signore per servire la Chiesa di Dio nei diversi ministeri e nella vita religiosa. Preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Perché in questo anno della fede la Chiesa, fedele alle grandi scelte del Concilio Vaticano II, manifesti chiaramente l'impegno dei cristiani per tutto ciò che è vero, buono e giusto. Preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per il Vescovo Ivo, per tutti i Vescovi, siano i buoni pastori delle loro pecorelle e sostenuti dalle preghiere e dall'affetto del popolo di Dio, possano essere guide sicure e testimoni veri della fede. Preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per la nostra parrocchia di Timau, per i cristiani della diocesi di Bressanone Bolzano, l'unica fede cattolica ci unisce e ci rende fratelli, perché essi diventino un luogo di incontro e di dialogo per quanti cercano il regno di Dio e la sua giustizia. Preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Perché nelle nostre famiglie l'amore sia più forte di tutte le difficoltà e il reciproco perdono risani tutte le ferite. Preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Signore, colma i nostri cuori del tuo amore, perché fra le alterne vicende della vita mai ci venga a mancare la tua luce e la tua forza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che ci hai dato e tu donaci in cambio te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito e riprese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetelo, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri, Santa Geltrude, nostra patrona, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, il Vescovo Ivo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito Santo, con le parole di Gesù, con fiducia,
ci rivolgiamo al Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo ai nostri debitori. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, tu sei il Cristo, il Signore risorto. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del nostro Signore sia con tutti voi. In questo giorno di incontro e di festa, scambiamoci un segno di pace.
Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita del Cristo, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Imploro la benedizione del Signore su tutti voi, su questo paese di Tishbon, su tutti i timavesi del mondo. Imploro la benedizione del Signore per l'arcidiocesi di Udine e per il suo vescovo, l'arcivescovo Andrea Bruno. Spesso ci incontriamo nella conferenza episcopale. Il Signore benedica il parroco e la sua comunità. Il Signore benedica tutto il campo comune di Paluzzi. Il Signore doni a tutti noi la gioia di poter deciderci per rimaniamo uniti. En Croasis, ok. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia splendere su di voi il suo volto e vi doni la sua pace. Amen. Vi benedica e vi protegga per intercessione di Maria Santissima e della patrona di questa comunità di Tishbon, Santa Geltrude. Amen. Vi benedica e vi protegga Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Cristo risorto, andate e rimanete in pace. Rendiamo grazie a Dio.